sentite una zona di serie B? Moltissimo, guarda, siamo passati alla C, te lo posso dire chiaramente, siamo proprio in C. Sono i residenti di Piazza Andromeda ad Arezzo a chiedere più attenzione ed una maggior cura della zona. L'evento atmosferico che la scorsa settimana ha messo in ginocchio la città si è fatto sentire anche nella zona di Piazza Andromeda ed alcuni segni del passaggio del violento temporale sono ancora visibili ai margini delle strade, sulle mura delle case popolari e all'interno del loro cortile. La problematica maggiore è i tempi che passano, per noi si capisce che c'è stato un evento particolare, sono i tempi, più che altro è anche lo stato vetusto di anni passati che non è mai stato sistemato definitivamente, quindi qui non ci sono colpe, bisognerebbe rimboccarsi un po' più le maniche e cercare di sistemare i problemi. Il problema è come vengono fatte le cose, se c'è un pericolo, un rifiuto dei vetri va transennato un minimo, cioè sembra quasi che si voglia risparmiare in maniera estrema, non avere le attenzioni ai problemi da parte di chi ci dovrebbe tutelare e dare delle rassicurazioni, e qui noi non vediamo nessuno. Ma i problemi della zona, perlomeno per quanto riguarda l'edilizia pubblica, sono antecedenti all'ultima ondata di maltempo. Le richieste sono le piccole cose, l'attenzione ai nostri figli, ai bambini, a un'area giochi decente. Non si chiede di avere chissà che cosa, niente di particolare. Un po' più di attenzione, meno degrado. Fateci partecipi di quello che siamo, cioè alla fine siamo dei cittadini anche noi. E insomma, vorremmo soltanto un pochino più di attenzione, non chiediamo niente in più, non vogliamo la pelle di nessuno, cioè a noi le questioni politiche non ci interessano. Altra richiesta portata avanti da anni dai residenti della zona è quella dell'innalzamento e della totale messa in sicurezza della recinzione che costeggia la ferrovia, un problema annoso che ancora non trova soluzione.